canale sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando, perché sto vedendo che sia sui canali social sia su YouTube c'è un bel supporto. Noi abbiamo questo obiettivo da raggiungere, 1000 iscritti entro fine anno. Voi dite, ma 1000 iscritti sì, a me non mi serve arrivare a 1000 iscritti, a me mi serve capire se abbiamo una community compatta, perché se c'è una community compatta io posso investire più sia economicamente che di tempo per il canale. Però ho bisogno di avere la community sempre più compatta, una community che mi dia anche delle idee, mi dica oggi voglio che mi parli di questo contenuto, domani voglio che mi parli di quest'altro contenuto, dopodomani mi parli di quest'altro contenuto. E per questo ho bisogno di una community davvero davvero compatta. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati su tutto. Iscrivetevi e attivate la campanella. Sono davvero giorni importanti per la Juve. Ieri c'è stato nella cosa del CONI l'incontro fra gli avvocati Cristiano Ronaldo e quelli della Juve per la famosa carta Ronaldo, perché Ronaldo vuole 19 milioni di euro. Però è uscita questa carta in cui Ronaldo ha firmato quando è andato a Manchester, ritorno a Manchester United, che dalla Juve aveva ricevuto tutto. Io dico solo una cosa: se tu firmi una carta in cui dichiari che hai ricevuto tutto, ora perché sei ritornato che vuoi 19 milioni di euro? Allora, ma volete capire che siete professionisti? Se tu mi firmi una carta, allora non la firmava la carta e restava la Juve, non la firmava, torno a dire, non firmava la carta e restavi alla Juve. Tu hai firmato una carta in cui dici che la Juve ti ha dato tutto e ora mi viene a dire che la Juve ti deve ancora dare qualcosa. Ma non esiste questa cosa. Ma in che mondo vivete? Voglio capire in che mondo vivete. Poi fra 20 giorni vedremo se questa carta dirà che la Juve avrà ragione, Ronaldo non deve avere niente. Come abbiamo capito, gli avvocati di Ronaldo andranno al TAS di Losanna. Però semplicemente, se c'è davvero una carta in cui Ronaldo ha firmato che la Juve non deve dare niente, finisce tutto là. Potete andare dove volete, perché le carte firmate restano carte firmate. Un'altra notizia: domani ci dovrebbe essere anche il CDA, in cui si parlerà di una ricapitalizzazione che parte dai 150, minimo 150, massimo 300 milioni. Si può andare, secondo me, si troverà una quadra sui 250. Lì sistemeranno i bilanci, da lì dovrà ripartire la Juve con l'autogestione, l'autofinanziamento e soprattutto ripartire con costi bassi ma con prospettive, perché è importante ripartire in questo modo, è fondamentale. Io penso che questa decisione presa da John Elkann, perché John Elkann aveva detto che prima del 2026 non ci sarebbe stata nessuna ricapitalizzazione, viene fatta per lo più per andare a trovare nuovi soci, perché la Juve generica non la vuole mettere in vendita, però vuole trovare soci di minoranza, ma soprattutto super sponsor che possono aiutare la Juve. Questo è il compito di Francesco Calvo. E chiudiamola qua. Già se generica riesce a fare questo passo, io devo chiedere scusa, perché vuol dire che ci tiene alla Juve. Oggi ci saranno le controanalisi di Pogba. Al 99% usciranno come sono uscite le prime, positivo. C'è solo l'1% possibilità che Pogba possa essere negativo, perché dobbiamo essere onesti. A mia memoria, se un giocatore è uscito positivo, un giocatore, uno sportivo è uscito positivo nelle prime analisi, poche volte è uscito negativo nelle controanalisi. Poi in dibattimento lei dimostri come quella sostanza era nel tuo corpo, e lì poi la puoi vincere, come l'ha vinta Palomino, come l'hanno vinto tanti altri sportivi, perché tu come parlano, come hanno detto gli esperti, anche mangiandoti una bistecca, qualcosa può succedere che aumenta i valori, possono essere sballati. Poi qua la vicenda Pogba è diversa, perché Pogba secondo me si arriva qui
si arriva al fatto di oggi, della possibilità, ma si parte dallo scorso anno, quando si è fatta male in America, quando i medici della Juve gli avevano detto di operarsi, invece lui è andato a sentire l'amico suo, perché poi la cosa bella è che è andato a trovare tre medici diversi, oltre a quelli della Juve, due gli hanno detto che si doveva operare, e lui poi ha sentito quello che voleva che gli dicessero, cioè fatto questa cura conservativa che guarirà. Lui ha fatto questa cura conservativa in un mese e ha fatto solo danni. Si è dovuto operare, oltre a perdere il mondiale, ha perso tutta la stagione della Juve. Quando è ritornato a febbraio, fisicamente non stava bene, appena ha cercato un attimo di sforzare qualcosina in più, si è fatto male di nuovo. E allora, signori miei, da lì arriva quest'altro medico, amico suo di Miami, che gli ha dato questi integratori, e dicono che il problema è stato di questi integratori, ma il problema è un altro. Lui in questi due anni non ha mai sentito i consigli che danno sia la Juve, sia lo staff medico della Juve, che i preparatori atletici della Juve. Lui ha fatto sempre di testa sua e ora deve pagare le conseguenze. Lo scorso anno Pogba, che ha giocato 120 minuti, in poche parole, io in 5 anni di calcetto ho giocato più io che Pogba lo scorso anno, ed è tanta roba, tanta tanta roba. Pogba a quel punto ha voluto, no, non è che ha voluto, la Juve ha pagato fino all'ultimo centesimo. Se lì Pogba faceva un passo verso la Juve e diceva vabbè, io ho giocato solo 120 minuti, mi date il 2, date il 20% dello stipendio, il 30, il 40% dello stipendio, la Juve secondo me non avrebbe rescisso il contratto, perché io sono sicuro che domani appena usciranno, perché io sono convinto che al 99% usciranno lo stesso esito della prima cosa, cioè positivo, la Juve entro una settimana rescinderà il contratto con Pogba per giusta causa, perché all'ultimo, per la ennesima volta, lui ha fatto di testa sua, senza seguire uno staff. Ricordiamo che la Juve, per farlo riprendere, gli ha mandato un preparatore atletico pagato dalla Juve a Miami, a Pinzo Ponzo, dove era lui, c'è il preparatore atletico pagato dalla Juve. E lui poi come ripaga la Juve? Che va a prendersi gli integratori che gli dice un medico qualunque? Perché se un medico qualunque dice prende questo integratore, uno sportivo, poi si può capire che se in America quello non è doping, in Europa sì, è un altro discorso. Però se tu sei un medico e sai che Pogba è un giocatore che gioca in Europa, devi capire che quello non lo può prendere. Però lui è andato a cercare questo medico, e allora giustamente la Juve, secondo me, ormai si è arretrata su tutto, perché il giocatore ha fatto sempre di testa sua, e secondo me la Juve dopo una settimana rescinderà il contratto e lì andrà a prendere un giocatore, perché la Juve, la società e Allegri puntavano tanto su Pogba, perché non ha fatto l'investimento a centrocampo, perché erano convinti che Pogba potesse recuperare, e aveva recuperato, perché aveva fatto 20 minuti a Empoli contro il Bologna, altri 30 a Empoli, stava recuperando partita dopo partita, e io penso che arrivava che col Sassuolo e ora con l'Atalanta Pogba potesse giocare anche 70 minuti, dal primo minuto poteva fare anche 70 minuti secondo me, perché Pogba al 70% è molto più forte dei tanti centrocampisti che abbiamo. Il problema è che se tu hai combinato questo, è giusto che paghi. La Juve ormai è irritata, perché con l'operazione è stata zitta quando i medici della Juve ti hanno detto operare, tu hai fatto testa tua, ora la stessa identica cosa. Alla fine la Juve si arrabbia, ed è giusto, la Juve è stufa, la Juve ha deciso di tutelarsi, e come fa a tutelarsi? Per scindere il contratto. E io quando è venuto Pogba ero contento, però ero anche consapevole che non sarebbe stato il Pogba che ce lo ricordavamo noi, devastante tutto quanto, sarebbe stato un Pogba diverso, però un Pogba al 70% sempre decisivo, e l'abbiamo visto sia contro l'Empoli, sia contro il Bologna, Pogba al 40% fa la differenza, e l'ha fatta. Però è finita così. Io non ci credo nelle controanalisi diverso dall'esito delle prime analisi. Poi ognuno può crederci. Io spero, sperare uno dice.
dice, io spero, però sono consapevole che non è così, perché finora, almeno in mia memoria mia, non ho mai visto un atleta che dalle analisi è uscito positivo e nelle controanalisi è uscito negativo, forse solo col Covid, però lì erano altri tipi di tampone, altri tipi di analisi. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ditemi se per voi Pogba ha deluso, ha deluso come giocatore, perché i fatti extra campo a noi non ci interessano, noi parliamo di campo, noi siamo persone che parlano di campo. Per me il Pogba 2.0 è stato forse il più grande flop della storia del calcio, della Juve. Però anche i grandi sbagliano. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao, e ricordatevi questo: forza Juve. A proposito, sabato c'è il derby, arriveremo, vediamo come arriviamo al derby, ciao.